Amici sportivi di Videonola, buon pomeriggio, benvenuti alla terza giornata del Trofeo Jack qui al Centro Sportivo Maracanà. Con voi Giandomenico Piccolo e a farmi compagnia al commento sportivo Giorgio Lisio. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Una sfida direi titolata fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, due ottime squadre, due ottime formazioni che nel corso delle passate edizioni del Trofeo Jack hanno saputo far valere il proprio valore tecnico. Cosa ci aspetta stasera, Giorgio? Giando, sono due squadre storiche, tra virgolette, possiamo vedere anche le rose che sono particolarmente competitive. Non ci aspettiamo solamente un grande spettacolo tra queste due grandi squadre. E andiamo un attimo a vedere nel dettaglio le rose delle due formazioni. Partiamo dal Bayern Monaco, che schiera fra i pali il capitan Francesco Iovino con il numero 1, numero 6 per Mario Sepe, numero 10 per Ottavio Vatiero, numero 3 per Flavio Ferrara, 13 Claudio Guarente, numero 11 per Felice San Germano e numero 14 per Ivan Cappuccio. In panchina abbiamo Vecchione Salvatore e il presidentissimo Raffaele Guarente, mentre invece per i gialloneri del Borussia Dortmund abbiamo fra i pali Daniele Provisiero con il numero 1, capitan Domenico Peccerella con il numero 10, numero 9 per Giuseppe Esposito, numero 8 Luigi Fornaro, numero 4 Giovanni Coppola, numero 5 Umberto Galeotafiore, numero 3 per Carmine Caccavale, allenatore e presidente Spina Francesco insieme a Domenico Scafuro. Intanto, mentre si espletano gli ultimi riti di protocollo a centrocampo, palla o porta fra i due capitani, il saluto e si parte, siamo pronti per iniziare questa sfida. Giorgio, quale potrebbe essere il giocatore in più, il valore aggiunto per ognuna delle due squadre? Guarda, rose alla mano, guardo il Bayern Monaco, vedo veramente grandi calciatori, tanta qualità in questa squadra, ma uno su tutti è Cappuccio, secondo me il giocatore più forte per quanto riguarda il Bayern Monaco. Mentre il Borussia ha diverse assenze fra le altre cose. Borussia sì, da annoverare diverse assenze come il tandem casamarcianese Tortora Foglia, però c'è Domenico Peccerella che può dare sicuramente qualcosa in più per i gialli. Peccerella e Cappuccio, due calciatori, due calcettisti che hanno fatto valere il proprio impegno atletico e tecnico in tante occasioni e che magari stasera brilleranno di luce propria in una sfida che si preannuncia spettacolare nel grande torneo, nella grande kermesse che è il Trofeo Jack. Siamo pronti per iniziare le ostilità. Ultimi controlli di rito. Mentre i calcettisti titolari sono in campo e stanno espletando le ultime funzioni di riscaldamento. Siamo pronti. Ultimo cenno d'intesa per il direttore arbitrale con i due portieri. E si parte, inizia la sfida fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Primo possesso per i bavaresi con la manovra che si sviluppa a centrocampo. Marco Addeo riparte da dietro, imbeccata centrale per Vatiero, numero 6 Sepe perde palla e Francesco Iovino viene subito chiamato all'intervento. Prima parata che scalda i guantoni del portiere capitano, mentre invece il Borussia sta provando a ripartire con azioni di alleggerimento. Francesco Iovino fa ripartire l'azione, scontro fra Vatiero e Caccavale. Calcio d'angolo, primo calcio d'angolo della gara con i bavaresi che si approcciano all'area. Sepe tenta il tiro ma c'è l'ottima risposta di Provisiero, azione che riparte centralmente. Fornaro prova ad imbeccare i suoi ma rimessa laterale per il Bayern Monaco. Bayern Monaco che riparte con il numero 6 Sepe, azione che si sviluppa sul lato destro, rimessa laterale a favore dei calcettisti oggi in maglietta blu con inserti rossi, idem pantaloncini, mentre invece i calzettoni sono rossi. Borussia Dortmund che si schiera con una divisa totalmente gialla, pantaloncini neri e calzettoni bianchi. Vatiero tenta una sponda difficile, controllo
approssimativo della difesa del Borussia. Riparte l'azione, Mario Sepe sulla fascia, viene chiuso provvidenzialmente. Giorgio, prime fasi di studio e sembra che il Bayern Monaco voglia provare a passare in vantaggio. Sì, la vedo, però Giando, la vedo una partita abbastanza contratta con il Bayern Monaco, sì, che vuole diciamo far sua la gara, un Borussia che vuole aspettare, però è ancora troppo presto per poter fare qualche, per espletare qualche sentenza. Intanto Iovino prova ad imbeccare Vatiero, pivot offensivo nonché terminale principale delle azioni d'attacco della squadra in divisa blu, ma viene prontamente disinnescato da Provvisiero. Ancora tiri dal centrocampo, stavolta è Caccavale a tentare la botta a rete, ma il suo tiro viene deviato. Si sviluppa un calcio d'angolo per il Borussia, il primo della gara, e Mario Sepe si immola evitando guai ben peggiori per la difesa bavarese. Azione che riparte al piccolo trotto, Mario Sepe tenta il tiro, vede il portiere fuori dai pali ma non c'entra lo specchio della porta. Provvisiero, riparte l'azione del Borussia. Pecerella aspetta un movimento dei suoi, non arriva e si riparte da dietro con molta calma. Ancora Pecerella, palla al piede, tenta l'imbeccata in avanti ma arriva la rimessa laterale. Arriva la scivolata, scivola a terra un giocatore del Borussia Dortmund e resta a terra, sembra essersi infortunato il numero 8 Fornaro, Luigi Fornaro, mentre stava gestendo palla, è caduto malamente a terra, è scivolato, non c'è stato contatto con gli avversari ed è una botta sul ginocchio, a breve dovrebbe ripartire il gioco, nulla di grave si prospetta. Fallo laterale per il Borussia Dortmund, intanto che si proietta offensivamente, Pecerella sulla palla, Caccavale, Provvisiero, ancora Caccavale, palla al piede, cerca di impostare l'azione, mentre Fornaro patisce ancora qualche dolorino ma nulla di grave, nulla che dovrebbe inficiare la sua prestazione stasera per Borussia Dortmund Bayern Monaco. Addio Sepe, si ritorna Vatiero, serve preziosamente sulla destra il calciatore San Germano con il numero 11 che conclude a rete ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Intanto palla lunga per Pecerella che ha uno stop abbastanza approssimativo e addio a gioco facile nel rinviare lateralmente la sfera. Rimessa laterale. Il numero 9, c'è la grande parata di Freccione ma il Borussia Dortmund passa in vantaggio con Giuseppe Esposito che sulla ribattuta riesce a insaccare e sembra anche infortunarsi. Giorgio, un'azione abbastanza confusa ma qui la difesa del Bayern ha dormito. Sì, è stata particolarmente salvata da Iovino nella prima occasione dove poi non ha potuto salvare il tap-in facile del numero 9 in maglia gialla, ovvero Esposito. Sì, un po' difesa da registrare. Intanto Sepe ha provato a ristabilire l'equilibrio con un tiro che tuttavia non ha centrato la porta, mentre Esposito è anche uscito dal campo leggermente infortunato, forse una piccola contrattura, ed è entrato Galeotafiore, Umberto Galeotafiore col numero 5. A sostituire Esposito. Intanto punizione dal limite importante per il Borussia Dortmund, sembra che il Bayern in questo primo frangente sia un po' con la testa altrove, per usare un eufemismo, ci sono abbastanza disattenzioni in fase difensiva, che te ne pare Giorgio? Sì, non sono messi bene in campo, Giando. Questo rende facile la vita agli attaccanti in maglia gialla, ma vediamo la punizione. Punizione dove Fornaro tenta il tiro ma viene prontamente ribattuto da Iovino che aveva fatto il cosiddetto passo in avanti e ha coperto bene lo specchio di porta. Sugli sviluppi della rimessa laterale Pecerella ha tentato il tiro ma è concluso alto. Francesco Iovino, serve Vatiero, Sepe gestisce un pallone
molto importante Addeo sulla fascia sinistra difesa, taglia il campo servendo Vatiro, Vatiro prova a liberare il sinistro, circunvalla praticamente l'intera parte esterna dell'area di rigore del Borussia Dortmund e la palla si spegne in rimessa. Pecerella prova ad imbeccare con il numero 8 Fornaro, ma non riesce a servire un pallone efficace che si spegne in fallo laterale. Possesso ancora per il Bayern. Mario Sepe con il numero 6 avanza. E anche in questo caso l'azione non si sviluppa in modo congeniale al Bayern Monaco. Un Bayern Monaco che arriva abbastanza agevolmente al centrocampo, però poi davanti alla porta difesa da Provisiero non riesce a concretizzare. Sì, in questi primi minuti ho visto un Sepe veramente in gran forma, si sta caricando la squadra sulle spalle, però il suo ruolo è molto difensivo, quindi come giustamente hai sottolineato tu, fino al centrocampo tutto bene, poi quando arriva in prossimità della porta niente da fare, forse ci vuole qualche cambio. Intanto Vatiro ha provato a servire offensivamente Sepe, che ovviamente è costretto a fare un grandissimo sforzo atletico, mentre invece Fornaro, un'autentica bomba di destro che non trova Francesco Iovino impreparato. Un tiro molto molto importante, attenzione, prova anche Caccavale, prontamente ribattuto da Vatiro, ma che tiro Fornaro, veramente un'ottima conclusione. Sì, un tiro di pregevole fattura, dove però Iovino si è risposto pronto. Caccavale serve Galeottafiore con numero 5, prova ad avanzare, affrontato da San Germano, duello molto molto agonistico. San Germano prova a gestire palla e sul rinvio c'è la pronta ribattuta dello stesso Fornaro. Riparte palla al piede, lo stesso San Germano, il tiro di Galeottafiore, scusate, il tiro di sinistro che si spegne al lato della porta difesa dal capitano Iovino. Mario Sepe imposta il gioco con il numero 6, San Germano sempre sulla fascia destra, si conclude una buona triangolazione, arriva al tiro Mario Sepe da distanza ottimale, ma cicca il pallone che si spegne lateralmente. Provisiero rinvia lungo a favore di Fornaro. Fornaro ne supera un paio ed è egoista, tenta il tiro. Pecerella era solo davanti all'area di rigore. San Germano prova ad involarsi, palla al piede, 3 contro 1, serve Sepe sull'esterno, ma Pecerella è ottimo è provvidenziale nel metterci una pezza. Una fase di gara distinta dagli individualismi, che ti pare Giorgio? Sì, non hai detto male, volevo sottolineare la splendida chiusura di Pecerella qui nel frangente, quando il Bayern sembrava proiettato verso la porta, però ripeto, Pecerella è stato fondamentale per evitare di prendere gol. Marco Addeo manovra, palla al piede, Sepe con il numero 6 tenta il tiro di sinistro, San Germano il destro, si spegne alto, ha provato a piazzarla nell'angolo alto della porta difesa da Provisiero, Daniele Provisiero, che rinvia prontamente. Marco Addeo avanza sulla tre quarti indisturbato e segna il più facile dei gol. La difesa del Borussia Dortmund si apre e Marco Addeo può segnare la sua prima marcatura e ristabilire il pareggio. Bayern Monaco 1, Borussia Dortmund 1, ma davvero troppo facile questo gol. Sì, hai detto bene Giando, in quanto Marco Addeo è partito dalla difesa palla al piede, ha scagliato un bel tiro di sinistro, la colpa dei difensori in maglia gialla è stata quella di temporeggiare troppo e di permettere ad Addeo di scagliare il tiro in totale libertà. Intanto entra in campo Cappuccio al posto di Mario Sepe, che si appresta a rifiatare in panchina, mentre riparte il Borussia con la sua manovra fatta di rapidi fraseggi, come in questo caso, che però non riescono a concludersi efficacemente. Vatiro gestisce ottimamente il pallone, Caccavale in affanno, Provisiero che stende Cappuccio, ma riparte il contropiede del Borussia Dortmund che non si concretizza. Pecerella qui è stato servito male da
dal compagno di squadra impegnato sulla fascia sinistra, nello specifico Esposito, mentre invece il Bayern Monaco, Cappuccio, San Germano riprende a palleggiare sul cerchio di centrocampo, perde palla, Pecerella qui si invola, ma il servizio di Esposito anche in questo caso è abbastanza impreciso e termina l'azione. San Germano lascia sul posto Esposito e il suo sinistro dal fondo è abbastanza velleitario e non trova la porta. Giando Esposito sta accusando un dolore alla gamba destra, però stoico resta in campo per dare una mano ai suoi. Sì, ha rifiatato per qualche istante sostituendosi in panchina con Galeota Fiore, ma... E intanto arriva il sorpasso del Bayern Monaco firmato San Germano. Bayern Monaco 2, Borussia Dortmund 1, e anche in questo caso io noto che la difesa del Borussia Dortmund, la difesa giallonera, è abbastanza molle in questa fase di gioco. Sì, hai detto bene, Giando, sono molli perché non dimostrano pressing, non fanno pressing sul portatore quando si tratta di un'azione offensiva per il Bayern. Quelli del Borussia dovrebbero intensificare un po' i loro contrasti, i loro tackle, cercando così di dare più equilibrio in difesa. E potrebbero anche accusare lo svantaggio momentaneo, perché il fattore psicologico in queste sfide è importante, potrebbero demotivarsi, ma vediamo il calcio giocato, il campo cosa dirà. Fase di palleggio a centrocampo, Addeo si disimpegna ottimamente con l'interno piede, serve Francesco Iovino che passa la palla a Vatiero, la corrente San Germano poi ridà palla al pivot offensivo del Bayern Monaco che non riesce ad innescare il suo tiro di sinistro. Pecerella, palla al piede, riparte dal cerchio di centrocampo, cerca qualche soluzione per sviluppare la manovra offensiva dei gialloneri. Arriva il tiro di Caccavale, un tiro abbastanza velleitario che si spegne irrimediabilmente alto. Sì, Giando, sul possesso di Pecerella il Borussia avrebbe potuto fare... avrebbe potuto imbastire una buona azione offensiva, però mi sembrano troppo fermi gli attaccanti in maglia gialla, ne nasce un tiro veramente impreciso. Addeo intanto serve di nuovo la corrente San Germano che a tu per tu con un Provisiero non riesce a trovare l'angolo giusto di tiro. San Germano si sta rendendo protagonista di un'ottima prima frazione di gara, mettendo tanto atletismo nelle sue azioni, è stato anche premiato con il gol del momentaneo vantaggio del Bayern Monaco. Sì, sta carburando l'attaccante del Bayern con la maglia numero 11, si trova bene con Vatiero, il pivot appunto della squadra capitanata da Iovino, sta giocando bene, vediamo se continuerà così. Intanto il palleggio difensivo del Borussia si sviluppa con un'azione centrale di Galeota Fiore che frutta un calcio d'angolo per i gialloneri. Pecerella tenta di servire centralmente Fornaro che qui è costretto ad uno sprint difensivo e insieme a Caccavale riesce a disinnescare non senza difficoltà la ripartenza, il contropiede bavarese. Pecerella, capitan Pecerella, si carica la squadra sulle spalle e prova a far ripartire le azioni mentre Mister Spina offre consigli, dispensa consigli dalla panchina e arriva l'ennesimo tiro da centrocampo, questa volta firmato da Fornaro, ennesimo tiro abbastanza velleitario che si spegne alto e molto impreciso, mentre invece arriva una fantastica imbeccata di Addeo per San Germano che veramente sta facendo quello che vuole in mezzo al campo, sia lato destro, lato sinistro, riesce a incunearsi, a farsi trovare sempre libero alle spalle dei difensori gialloneri. Si sta veramente giocando bene, sta confermando, attenzione qui però, ripeto, sta confermando di essere un ottimo elemento, però da dire anche che la difesa del Borussia Dortmund sta andando un po' in bambola. Cappuccio prova l'azione solitaria, perde palla, pivot giallonero prova a ripulire questo pallone, ne ha due addosso, subisce il raddoppio e non riesce a offrire continuità alla manovra offensiva di una squadra attualmente in svantaggio. I gialloneri del Borussia devono recuperare il risultato
e riequilibrare le sorti del match. Cappuccio sviluppa la sua azione centralmente, prova il tiro, serve Vatiero, il cui sinistro si spegne al lato della porta difesa da Provisiero. Provisiero non ci sarebbe arrivato su questo tiro, ma per pochi centimetri la conclusione di Vatiero non viene premiata con l'allungo del Bayern Monaco. Peccerella manovra palla al piede, serve centralmente Caccavale che allarga sulla fascia, prova una triangolazione con Galotafiore. Fornaro chiude centralmente, Vatiero sviluppa l'azione, prova il tiro da quasi il cerchio di centrocampo, un tiro dalla lunga distanza che si spegne a fondo e torna a manovrare Peccerella, rapidi capovolgimenti di fronte, tanta imprecisione, forse comincia a subentrare anche un pizzico di stanchezza mentre San Germano continua a far girare palla, a gestire bene la sfera. Addio Cappuccio, di nuovo addio. È un ottimo palleggio quello che propone il Bayern Monaco, veramente si sta facendosi apprezzare per questo tipo di gioco, mentre invece arriva una chiamata arbitrale a sfavore del Bayern Monaco. Piccoli screzzi in campo fra il pivot, il numero 10 del Bayern Monaco, ossia Vatiero, e il numero 3 dei gialloneri, Carmine Caccavale. Discussioni che proseguono e non c'è modo di riappacificare i due contendenti. Che cosa te ne sembra, Giorgio? Ma guarda Giando, non ho osservato con molta attenzione questa scena perché non mi va, non sono scene da vedere in campo. A noi piace il bel gioco, piace il gioco solidale, gioco in amicizia. E soprattutto ci piace lo spettacolo del trofeo Jack, manifestazione che offre sempre grandi incontri e grandi contenuti agonistici. Ma non devono mai esserci delle azioni di tipo violento, mentre invece Addio conclude ottimamente un'altra buona azione del Bayern Monaco che si fa preferire, come ripetevo già in precedenza, per un palleggio effettuato in modo rapido ed efficiente. Sì, mentre invece questo momento, scusa Giando, fino a questo momento il Bayern sta meritando il vantaggio, anche se il Borussia Dortmund è sempre vivo. Sì, sempre vivo, sempre vigile e attento, ma non ha abbastanza lucidità per effettuare delle marcature concrete, come in questo caso dove il calcio del numero 5 Galotafiore ha sviluppato un corner che poi si è tramutato in contropiede per il Bayern Monaco, che adesso prova a proiettarsi offensivamente. Secondo corner dal lato sinistro del campo, la battuta corta, offre il pallone a San Germano, sfera che viene ribattuta da Galotafiore. Riparte l'azione del Bayern Monaco, stavolta con Sepe rientrato in campo. Vatiero prova a servire Addio largo sul lato sinistro, ma l'azione viene disinnescata. Caccavale, serve Peccerella, Peccerella taglia il campo a favore di Galotafiore, Galotafiore per Fornaro, che anche in questo caso prova il tiro da fuori, ma le conclusioni sono abbastanza imprecise. Il punteggio si cristallizza sul 2-1 a favore del Bayern Monaco. Sepe, il playmaker, riparte. San Germano di lato dall'esterno destro del campo prova a concretizzare il raddoppio, la sua seconda segnatura. Caccavale riparte, palla al piede, cerca delle soluzioni offensive. Peccerella torna indietro a favore di Fornaro, che si lascia ribattere il suggerimento da Vatiero. Ancora Peccerella fronteggiato da Mario Sepe, numero 6. Fornaro solitario a manovrare palla con il numero 3 Caccavale. Non ci sono delle soluzioni offensive, del palleggio resta sulla zona difensiva. L'imbeccata stavolta di Caccavale si spegne direttamente in fallo laterale, mentre invece Galotafiore prova a fronteggiare San Germano, che riesce a girarsi molto efficacemente. Si beve Galotafiore, prova in tutti i modi a liberare il tiro, se ne sviluppa un assist alla corrente Sepe, che sciupa con un tiro di sinistro
non ci sono problemi di sorta per Provisiero. Ancora un palleggio lento da parte del Borussia. Caccavale si libera centralmente, ennesimo tiro dal cerchio di centrocampo, mentre invece resta solo Vatiero. Prova a girarsi e la parata provvidenziale di Provisiero, che riesce a fermare un'ottima girata di Vatiero. Azioni di gioco abbastanza confuse. Stavolta è Fornaro che prova a liberare il destro e la corrente pecerella non riesce ad inquadrare lo specchio di porta. Quanto è importante, Giorgio, riuscire a sviluppare delle azioni rapide contro una squadra particolarmente organizzata come il Bayern Monaco? Ma guarda, il Bayern Monaco in questo momento mi sembra ben coperto, mi sembra ben quadrato in campo. Nel caso in cui si riesca ad imbastire una buona azione veloce, a sorprendere la retroguardia monegasca e la retroguardia del Bayern, ciò è a dimostrazione della qualità in campo della squadra avversaria. Addeo torna a manovrare centralmente, serve Sepe con un passaggio troppo lungo e torna la palla al BVB. Caccavale prova a servire centralmente Pecerella e il disimpegno di Addeo, molto approssimativo, quasi sorprende Capitan Jovino. Che si dimostra attento però, Gian. Si dimostra molto attento e con un abile colpo di reni devia la sfera, si sviluppano due rimesse laterali, ma nulla di che per i gialloneri. Riparte il Bayern Monaco in modo fulmineo e Sepe qui abbastanza egoista. Ha tentato il tiro quando poteva servire ottimamente la corrente Ferrara col numero 3 che si era proposto sul lato sinistro del campo. Sì, guarda, Sepe stasera ha calciato molto, tutti i tiri che sono partiti dal suo destro oppure dall'altro piede sono risultati imprecisi, dovrebbe pensare un po' più al gioco di squadra anziché alla gloria personale. Intanto si sviluppa un'azione offensiva per il Borussia, ma la difesa del Bayern è abbastanza arcigna e riparte offensivamente, mentre ancora non si effettua il calcio di punizione a favore del Bayern Monaco. Riparte San Germano, palla al piede, perde la sfera, Fornaro con il numero 8 tenta il tiro ma viene ottimamente chiuso prima da Ferrara e poi dallo stesso San Germano, che torna a manovrare palla al piede, passa in avanti per Vatiero mentre Caccavale fa buona guardia e riesce ad anticipare il pivot. Cambio battuta, tornano i gialloneri a manovrare, Pecerella centralmente, serve sulla sinistra Fornaro e si concretizza il pareggio del Borussia Dortmund con un ottimo destro di Fornaro. Borussia Dortmund 2, Bayern Monaco 2. Non ci si può distrarre un attimo che subito arrivano le marcature. Sì, Giando, è stato un gol eccezionale quello di Fornaro, un gran destro qui. Ha battuto un Jovino incolpevole, ma la difesa del Bayern era veramente messa male, è stato tutto facile per i gialli. Intanto Ferrara serve a Deo che si è spostato in posizione di pivot, San Germano che dalla destra compie uno sforzo per tenere il pallone in campo e per concludere a rete, mentre si conclude la prima frazione di gioco sul punteggio di 2-2, Borussia Dortmund 2, Bayern Monaco 2, un pareggio che non accontenta nessuno, entrambe le squadre hanno provato a vincerla in questa prima frazione. Sì, guarda Giando, secondo me meglio il Bayern in questa prima frazione, ha dimostrato un gioco migliore, forse al Borussia sono stati fatali i primi 10 minuti, dove forse dovevano ancora quadrarsi bene in campo. Comunque stiamo assistendo a un grande spettacolo in una grande cornice quale il campo Maracanà. In attesa della ripresa del gioco per la seconda frazione di gara, lasciamo la linea alla regia.